Let's go! Il terzo round stagionale del trofeo Supercup va in scena sul tracciato di Misano Adriatico e siamo in compagnia di Fausto e Lorenzo Flavi, una nuova coppia, tutta in famiglia, chiamiamola così. Allora iniziamo da te, Fausto, visto che sei uno dei piloti più esperti del lotto. Questa volta ti presenti al volante di questa Cupra alle nostre spalle, insomma un bel salto rispetto alla Mini Cooper che hai ceduto tra l'altro a tuo figlio in questa occasione. Raccontaci un po' le tue prime sensazioni in pista qui a Misano. Le sensazioni sono sempre eccezionali, chiaramente questa è una macchina che devo ancora conoscere, oggi è la prima gara diciamo che faccio, ho fatto solo due libere, però è una macchina fantastica. L'anno scorso guardavo in pista queste autovetture e sono rimasto veramente colpito e ho deciso di prenderla. Poi strada facendo a Lorenzo, mio figlio, ho ceduto la Mini e poi vi racconterà lui qual è la sua impressione di oggi, grazie. Senti Fausto, stai cercando di dare qualche consiglio utile a tuo figlio visto che si tratta del suo esordio assoluto in pista? Sì, ci provo, però non vorrei essere ripetitivo e noioso. Cerco di essere un attimino consiglio e leggero. E il problema sinceramente è che quando io giro sono con la testa nella Mini e guido la Cupra, questo è un po' particolare. Lorenzo, allora, un bel modo per poter esordire in pista qui nel Trofeo Supercup in un contesto davvero prestigioso con tantissimo pubblico, insomma immagino un pizzico di emozione ci sia. Assolutamente sì, è la mia prima gara della mia carriera, non me lo sarei mai aspettato di essere qui. Ho seguito mio padre l'anno scorso nel suo percorso che ha vinto anche la sua categoria, mi sono appassionato. E quando arrivavamo a fine anno dovevamo decidere se vendere questa Mini e tutti lo staff non voleva e alla fine l'ho presa io, ho iniziato a fare delle prove a Magione e oggi siamo qua, è una bella emozione, veramente importante diciamo, dai. Senti, tuo papà non si è voluto sbilanciare, però ci racconti com'è diciamo al di fuori dalla pista, ti dà qualche consiglio utile magari sulle traiettorie da tenere? Sì, assolutamente, sempre un bel mentore da seguire, mio padre, chiaramente uno dei miei difetti, ho fatto due prove libere, già ho fatto fuori le pasticche e quindi ora speriamo che riusciamo a rimettere in sesto per le qualifiche, però per me l'importante è arrivare in fondo, prendere due bandiere a scacchi domani e questo per me sarebbe già un grande risultato. E allora ringraziamo Fausto e Lorenzo Flavi che saranno in pista in questo appuntamento del Trofeo Supercup e buon divertimento da Misano Adriatico. Supercup per la grande organizzazione, ancora veramente ogni anno vi state superando, complimenti ragazzi, complimenti. Grazie, buon divertimento. Grazie.